Adesso cerchiamo di capire come a livello anche fisico, meccanico, deve svilupparsi una respirazione completa diaframmatica. La respirazione diaframmatica completa consiste di tre fasi fondamentalmente: respirazione addominale, toracica e poi clavicolare, che è l'ultima. Il percorso è questo: inspiro, quindi parto dal basso, il mio diaframma scende, il pistone scende, inizio ad inspirare, poi progressivamente salgo al torace e alla zona clavicolare. Tirate un inspiro massimale e fermatevi nel momento in cui pensate di aver riempito completamente i polmoni. Guardate quanto avete contratto la zona della nuca, delle spalle, la zona cervicale e quanto si sono alzate le spalle. Ma soprattutto notate che situazione di stress che avete creato qui alla gola. Posso partire con una mano qua sulla zona addominale, l'altra sulla zona toracica, inspiro dal naso e alzo la pancia.